Salve a tutti ragazzi, io sono Creepypastalolla e vi invito a cliccare sulla campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle mie attività. Per favore, se ne avete il piacere, fatelo ogni volta che pubblico una nuova premiere programmata, così siamo sicuri che YouTube vi avvisa. Ah sì, ritengo sia giusto specificare che nell'ultima parte del video ho utilizzato le clip del signor Victor Topa. Non vi rubo altro tempo, spegnete la luce, mettetevi comodi e godetevi questa fantastica creepypasta. Per favore, scusatemi se non parlo bene la vostra lingua. Sto registrando tutto in aeroporto con pochissime ore di sonno alle spalle. Mi chiamo Yulia Sokolova e sono a JFK Airport da ben 12 ore. Sono nel letto dell'infermeria e non mi lasciano partire. Ho abitato a Chernobyl per tutta la vita. Sono nata nell'ospedale di Pripyat il 12 giugno del 1986. I miei genitori lavoravano entrambi alla centrale nucleare, quindi sono stata incentivata a scegliere la loro stessa professione. E quando mamma morì, diventò impossibile anche solo andare avanti come facevamo di solito. Volevo partire, abbandonare quel posto. Così, appena compiuti 16 anni, cominciai a lavorare sodo, aiutando mio padre a campare e contribuendo alle spese familiari. Dopo anni di duro lavoro, mi comunicarono di un'imminente promozione ed è stato un vero colpo di fortuna poiché mio padre ha avuto un ictus nello stesso periodo, quindi è stato esonerato. Alla fine mi hanno detto che avrei dovuto intraprendere un viaggio di lavoro presso New York, visto che parlavo l'inglese molto fluentemente rispetto agli altri operai. Non vi dico come sembrava contento mio padre quando gli raccontai la notizia. Era fiero di me. Cercai di eliminare tutti i pensieri negativi. Da un lato avevo paura di andare in una città sconosciuta, ma dall'altro l'idea mi intrigava tantissimo. Era uno dei desideri che mi portava appresso sin dall'infanzia e poi dovevo farlo per mio padre, oppure saremmo morti di fame. Piansi solo una volta preso posto in aereo. Nascosi la faccia verso il finestrino poiché non volevo essere vista da nessuno, soprattutto dall'estraneo che si era seduto di fianco a me. Il viaggio in aereo era turbolento, anche se le altre persone sembravano essere a proprio agio, ma percepivo come una strana sensazione di pericolo. E nonostante avessi assunto un sonnifero a stomaco vuoto, mi addormentai dopo diverse ore. Il dondolio dell'aereo proseguì sino ad entrare nei miei sogni, i quali erano instabili e pieni di incubi così irreali che non riuscivo a capire se fossi sveglia o se stessi dormendo. Fuori dall'aereo giunse un lampo di luce così accecante che mi bruciò gli occhi, ma non prima di aver visto le enormi torri della centrale, che illuminate sfondavano le nubi. Mi svegliai all'improvviso e capii di essere atterrata. Ero da sola, i passeggeri avevano lasciato l'aereo mentre dormivo. Presi le mie borse e corsi rapidamente verso l'uscita. Devo aver dormito molto poiché la testa mi stava letteralmente esplodendo e perdevo facilmente l'equilibrio. Mi sono guardata indietro mentre la porta si chiudeva alle mie spalle. Non riesco ancora a spiegarlo, ma un attimo prima che la porta si chiudesse, vidi moltissime altre persone. Il terminal vuoto da cui ero uscita divenne gremito di gente che urlava e correva. Sentii un forte rumore nella mia testa e quando portai la mano al naso, notai che vi era del sangue. Non sono abituata a volare. Avevo così tanta confusione nella mente che mi recai subito nell'hotel più vicino, intenzionata a passare le 2 notti successive. Tentai di pagare con la carta aziendale. Avevo solo bisogno di riposo, ma l'addetto alla reception me la restituì scocciato, dicendo che era stata rifiutata. Allora tirai fuori le banconote dal borsello, contandole attentamente, e per fortuna avevo abbastanza soldi appresso. Quella notte, nella camera d'albergo, continuavo a rigirarmi nel letto. Le ore proseguivano in modo straziante, dandomi solo incubi in cui si manifestavano persone sfigurate che gridavano aiuto. Non potevo aiutarle, non sapevo come fare. Poi vi fu ancora quel lampo accecante e mi svegliai all'improvviso. Appena mi strofinai la faccia con entrambe le mani, notai che stavo ancora sanguinando. La mattina dell'incontro sembrava di stare letteralmente all'inferno. Il mio viso era pastoso e avevo delle scure occhiaie attorno agli occhi.
Mi sentivo soffocare mentre giravo sulle ferrovie della metropolitana. La calca delle persone intorno a me era insopportabile e faceva caldo. Una volta arrivata, capii subito che c'era qualcosa che non andava. In quel momento non capivo. L'uniforme che indossavo era stata realizzata su misura per me, ma quando arrivai presso la strada indicata su Maps, l'edificio era fatiscente e circondato da alcune reti metalliche. Entrai nel bar di fronte, piena di domande. Anche la cameriera che lavorava al bancone diede un'occhiata all'indirizzo e disse che mi trovavo nel posto giusto. Quando le domandai se c'era modo di raggiungere gli uffici dello stabilimento, rispose che non vi poteva entrare, poiché la struttura era stata abbandonata da anni e si trattava di un edificio alquanto pericolante. Sbalordita, provai a chiamare mio padre al telefono, ma non riuscivo a contattarlo. La telefonata si chiudeva inspiegabilmente da sola, come se non ci fosse campo. Quella notte, mentre ero sdraiata a letto, tirai fuori una fotografia che ritraeva i miei genitori, una delle mie preferite. Apparivano giovani nell'immagine. Mamma era incinta e stava ridendo mentre papà le teneva la mano. Intanto sullo sfondo vi stava la centrale nucleare avvolta nella nebbia. Guardai più da vicino. I miei occhi stavano andando a fuoco. Sembrava quasi che il fumo delle torri si muovesse. No. Si stava letteralmente muovendo. L'ho visto. Ho visto anche un piccolo movimento sulla faccia ridente di mia madre. Mentre si inclinava all'indietro, il tessuto del suo vestito si increspava. Mi sedetti impaurita. Il fumo proveniva dalla torre così pesantemente che circondava addirittura i corpi dei miei genitori. E pochi attimi dopo, vidi le loro espressioni felici mutare in un ghigno di angoscia. La fotografia tremava. Sentivo il cuore battere mentre lentamente la pelle dei miei genitori cominciava a riempirsi di vesciche disgustose. Mamma si era raccomitolata su se stessa, abbracciandosi lo stomaco. Aveva la bocca allungata in un urlo di paura e dolore. Intanto mio padre la stringeva forte a lui nel tentativo di proteggerla, ma le mani gli si stavano consumando poco a poco sino a mostrare muscoli e ossa. Il lampo di luce che venne in seguito era fastidiosamente accecante e appena la sensazione di bruciore svanì, mi risvegliai in preda al panico sul tetto dell'hotel. Potevo sentire i suoni della città, ma nonostante tutto ero molto preoccupata per ciò che mi stava succedendo e per giunta non trovavo più la foto. Passai la notte nel panico più totale. Perdevo sangue dal naso in continuazione e il personale dell'albergo non sapeva come aiutarmi. Fortunatamente avevo ancora dei soldi per un taxi e così ne presi uno dirigendomi verso l'aeroporto. Arrivai solo a metà strada. Purtroppo non potevo permettermi di proseguire con la corsa e l'unico modo plausibile per arrivare in tempo a destinazione era quello di spostarsi tramite mezzi pubblici più accessibili. Presi tre autobus. Avevo paura di addormentarmi e perdere di conseguenza la fermata. Una voce automatica parlava fastidiosamente attraverso il sistema di altoparlanti. Era così gracchiante che faticavo a capire quello che diceva. Alla fine arrivai senza troppi intoppi. L'aeroporto era ovviamente molto affollato e con l'ansia addosso cercai di mettermi in fila insieme a tutti gli altri, senza far trapelare dalla mia faccia alcun tipo di emozione. Consegnai il biglietto all'hostess di volo. Le due notti insonni mi avevano lasciata a malapena in piedi. Avevo elemosinato dei piccoli snack durante il viaggio in autobus e mi sentivo così indebolita, senza energie. Non sono mai stata così tanto disperata in vita mia. Volevo solamente arrivare a casa e abbracciare mio padre. La donna guardò bene il biglietto, tenendolo alto verso la luce. Ci stava mettendo veramente troppo e la sua faccia era quasi allibita mentre lo faceva. Signora, si tratta forse di uno scherzo? Chiese ad alta voce. Sentì la gente intorno a me mormorare stizzita. Vorrei tornare a casa, risposi.
Non ho mai sentito il nome di questa compagnia aerea e comunque non opera nei nostri aeroporti, ma le posso assicurare che non esistono più voli diretti a Chernobyl. Sentì una risata provenire da un gruppetto di adolescenti a pochi passi da me. Mi stavano prendendo in giro, non riuscivo a parlare, non riuscivo a capire. Le chiesi il perché stesse cercando di umiliarmi in pubblico e lei, irritata, rispose che potevo benissimo cercare su Google la parola Chernobyl al posto di bloccare inutilmente una fila di persone. «Per favore!» esclamai alzando la voce. «Ho bisogno di tornare a Chernobyl!» La stanza cominciò a brillare tutta intorno, come se vi fossero mille punti luce. Riuscivo a sentire la voce dell'hostess che si faceva sempre più ovattata, secondo dopo secondo, finché non mi ritrovai con la faccia per terra. Una volta sveglia, capì di essere da sola, sdraiata sul lettino dell'infermeria, in aeroporto, con un rivolo di sangue secco che mi colava dal naso. Appena digitai Chernobyl su Google, mi si palesarono dinanzi agli occhi le immagini più orride e spaventose che avessi mai visto in vita mia. Molti animali erano deformati, la mia città natale completamente desolata e soffocata dalle erbacce. Quando vidi per la prima volta tutte quelle cose aberranti, vomitai a causa dello shock. Svuotai l'intero stomaco all'interno del gabinetto e caddi al suolo tremando. «Che cosa significa tutto questo? Non capisco! Non può essere la mia città! Sono spaventata e voglio solo tornare a casa!» urlai. Raccontai tutto al personale medico, speranzosa di ricevere aiuto, ma alla fine mi comunicarono che stavano valutando se tenermi o meno sotto osservazione per alcuni giorni, e a detta loro sembravo mentalmente instabile quando parlavo di certe cose. Ancora non riesco a capire. Sono così tanto spaventata che per lasciare l'infermeria dissi loro delle bugie. Inventai di avere alcuni disturbi a livello fisico, attacchi epilettici per l'esattezza, e mentì dicendo che questa cosa mi disorientava da anni. Inizialmente sembravano esserci cascati, però ho scoperto solo ora che vogliono trasferirmi in ospedale, nel reparto psichiatrico. Vi prego, qualcuno deve sapere. Devo tornare a casa da mio padre. Non potrà vivere senza cibo. E ogni volta che lo chiamo al telefono, la segreteria dice che il numero non è esistente. Ho paura dei miei stessi sogni. Ho paura di questo paese e non so cosa stia succedendo. Dicono che il mio passaporto è falso e di conseguenza non mi lasciano andare via. Mi chiamo Yulia Sokolova. Se qualcuno sa come posso tornare a casa, per favore, mi mandi un messaggio.